Ragazze, oggi siamo tutte qui riunite per ricreare questo make-up che sta andando viralissimo di Sydney. Lei è stupenda, tra l'altro abbiamo la stessa palette armocromatica, quindi iniziamo subito. Come prima cosa vado a fissare le sopracciglia e andiamo anche a riempirle leggermente perché ci sono un po' di buchetti qua e là. Poi prendiamo questo correttore e inizio a fare spot concealing sui brufoletti, che ultimamente sono un pochino, e sui rossori vari. Vado anche leggermente già nell'under eye. E andiamo poi ad uniformare il tutto con un bel fondotinta che è super leggero ma va comunque ad uniformare bene. Correttore, in questo caso ne utilizziamo uno bello coprente ma soprattutto chiaro perché andiamo a fare highlighting e andiamo sia nella zona del contorno occhi che nelle parti centrali del viso. Proseguiamo la nostra base con il contour, ovviamente vado con quello di Patrick Ta, anche perché è proprio lui ad aver realizzato quel make-up. E innanzitutto partiamo con il contour in crema. Sapete che io sono ossessionata da questo prodotto, va a ricreare proprio l'ombra perfetta e si sfuma in un secondo e mezzo. E vado anche un pochino sul naso. Dopo rincariamo la dose anche con la parte in polvere, però prima aggiungiamo il blush. Anche questo è del Magico Patrick. E tra l'altro penso proprio che abbia utilizzato questa shade perché il colore è proprio da bambolina. Questo si chiama She's a Doll. Andiamo sempre prima con la parte in crema. Non me lo ricordavo così pigmentato. Adesso setting spray e passiamo alle polveri. Come vedete, lei qui è super illuminata. Quindi noi andiamo a settare la base con questa cipria rosa, che appunto oltre ad andare a contrastare il colore dell'occhiaia serve ad illuminare. E adesso rincariamo la dose sia del contour con la parte in polvere che il blush. Questo è devastante. Ci andiamo giù abbastanza pesante perché lui ci è andato giù abbastanza pesante. Passiamo adesso agli occhi. Io vado con la side by side di Nabla e andiamo nella piega con un marroncino che deve essere però freddo, quindi facciamo un mix tra questi due. E mi concentro proprio solo nella V esterna. Vado anche leggermente sotto. E poi passiamo alla matita nera. Lui la posiziona in tutta la rima infraccigliare e poi la va a sfumare leggermente, però non troppo, sempre verso l'esterno. Stessa cosa anche sotto, sfuma proprio poco poco. Ed infine, per rendere il tutto ancora più intensificato, proprio solo nella parte della rima andiamo ad aggiungere l'eyeliner e anche dentro all'occhio. Prendo un po' di color burro e lo tampono nella parte iniziale dell'occhio. Aggiungiamo il mascara. Infine, combo labbra. Matita di Kylie. Caldina, Patrick, perché non hai usato una matita fredda? Va bene che è una dea, però le sarebbe stata meglio. Andiamo adesso con una punta di correttore all'interno, così le schiariamo. Lasciamo i bordi belli delineati e aggiungiamo il gloss. E tadan! Questo qui è il make-up terminato, raga, mi piace tantissimo. Tra l'altro, secondo me ci siamo avvicinate veramente un sacco a quello che ha ricreato Patrick Ta. Fatemi sapere che ne pensate, io vi aspetto su IG. Ciao!